Da Enrico Ruggeri a Luca Barbarossa, da Paolo Belli a Marco Masini e Paolo Vallesi, da Giancarlo Antonioni a Marcello Nicchi. Tutti a Ponticino, chi in calzoncini e scarpini, chi in giacca e cravatta, per una partita del cuore dedicata all'amico e compagno di tante avventure canore e calcistiche come Pupo. Proprio nel giorno in cui il cantante di Ponticino compie 60 anni è andata in scena un'iniziativa volta a raccogliere fondi per due associazioni di volontariato, la Fondazione Cure to Children di Firenze e l'Associazione Vite Onlus di Arezzo. Grandissima festa e la vostra presenza testimonia quanto il territorio sia importante per tutti noi, grazie. È una bella manifestazione, una bella cosa per Pupo, un grande pubblico, quindi di più non si può ottenere, una bella partita, penso la gente si diverta, quindi tutto positivo in questo momento. La televisione è il tuo mestiere, quindi parti con una impostazione diversa per quanto riguarda poi quello che dovrai fare. Qui l'obiettivo non è tanto vincere o perdere, meglio vincere, però si vince solo quando si riescono a centrare quegli obiettivi che ci siamo prefissi fino adesso, e qui a Ponticino oggi, a parte il grande compleanno di Pupo, che è un amico carissimo, gli obiettivi di poter raccogliere fondi per le associazioni, quindi ci stiamo riuscendo e questo è molto importante.